Questo programma è offerto da Officine.pro. Metterci alla prova conviene. Amici del motorsport, in questa puntata siete pronti a calarvi in un abitacolo di una Lamborghini Huracan? Bene, allora dovete solo allacciare le vostre cinture di sicurezza. Proprio così, oggi parleremo del campionato Super Trofeo Lamborghini e lo faremo in compagnia di due super protagonisti di questa bellissima serie europea. Prima di andarli a salutare, do il benvenuto e il ben ritrovata alla nostra Miriana Parlato. Ciao Miri. Ciao Ricky, buonasera a tutti quanti voi a casa. Oggi si parlerà della tua macchina preferita. Certo, non sai quanto sono contenta. Ecco, quando si parla di Lamborghini e quando si parla di piloti che vincono, non può di certo mancare lui. Chicco Galbiati, del team Imperiale. Ciao Chicco. Ciao Ricky, ciao Miriana, buonasera a tutti. Ecco, e se i suoi successi arrivano, e come si arrivano, e lo scopriremo durante il corso della trasmissione, è merito suo, di chi ha creduto per primo in lui, fuori e dentro la pista. Omar Galbiati. Ciao Omar. Ciao Ricky, ciao Miriana, buonasera a tutti. Ne avremo tante da raccontare oggi. Sì, stasera sì. Dai. E non vediamo l'ora, però nel finale di puntata, per voi automobilisti a casa, c'è l'immancabile appuntamento di Group Auto e Punto Pro. Assolutamente, un motivo più per stare incollati alle nostre frequenze. Sì, allora Chicco, una stagione che è partita subito alla grande per te, con il round inaugurale di Silverstone, dove tu e il tuo compagno Vito Postiglione avete raccolto una buonissima quinta posizione in gara 1. Possiamo dire che in gara 1 eri in testa alla corsa fino all'ultimo giro, perché poi c'è stato un contatto che adesso magari ci racconterai che ti ha fatto retrocedere in quinta posizione. Mentre una piazza d'onore in race 2 che ha concluso un weekend molto positivo. Vai, raccontaci Chicco. Sì, diciamo che il weekend di Silverstone è stato un weekend molto buono per noi, perché comunque anche col team abbiamo subito instaurato un buon feeling, fin da subito con l'ingegnere, con i meccanici, essendo comunque un team nuovo. E quindi sono davvero contento per questo. Abbiamo fatto un buon weekend, purtroppo peccato in gara 1, perché Vito aveva fatto un grandissimo primo stint ed eravamo in testa alla gara fino al penultimo giro, e poi c'è stato un contatto purtroppo con il mio compagno e quindi siamo un po' retrocessi in classifica. Io ho finito quinto, lui un po' più indietro, però comunque al di là di questo è andata tutto sommato abbastanza bene. In gara 2 invece sono partito io dalla quarta posizione, ho mantenuto la mia posizione per tutto il mio stint, poi ho dato la macchina a Vito che ha finito secondo e diciamo che comunque possiamo ritenerci soddisfatti. Ecco Omar, una partenza in grande stile per voi. Te lo aspettavi? Ma me lo aspettavo per la professionalità del team Imperiale, che ringrazio, e ringrazio Ivano Pignatti per l'opportunità che ha dato Chicco quest'anno di correre con Vito Postiglione, quindi un grandissimo pilota a livello internazionale. Chicco si è messo a disposizione subito del team, si è messo a lavorare con gli ingegneri, con uno staff completamente nuovo, e pronti via, siamo andati non bene, benissimo. Peccato. Ecco qua, scusa, intanto stiamo vedendo il contatto. Proprio sì. Peccato, no, per non ci questa, stava, non ci poteva stare. No, per questa bravata, anche perché via radio avevano detto i ragazzi non arriviamo primi e secondi, anche perché avevamo dominato la gara. Certo. Buttarla via e regalarla agli avversari non è stato il massimo, però ci siamo rifatti poi in gara 2 e abbiamo messo punti importanti per la classifica. Bene. Sì, come tu hai appena ringraziato, abbiamo sentito Corse Imperiali, perché appunto abbiamo notato il cambio di casacca per voi, no? Dal team Antonelli appunto alla squadra Corse Imperiali. Imperiale. Resi. Imperiale. Sì, quest'anno, sai, il nostro team che abbiamo sempre corso, Antonelli Motorsport,
di cui ringrazio ancora oggi, perché comunque abbiamo fatto 13 stagioni e non sono poche. Ah, no. E ha cambiato completamente range, perché è passato in Mercedes, un progetto nuovo, un po' particolare con le GT3, e noi volevamo rimanere nell'ambito Lamborghini, anche perché crediamo ancora nel progetto Lamborghini, nel progetto giovani che Chicco sta facendo, e quindi consigliato anche da Giorgio Sanna, che è il capo della Lamborghini squadra corse, abbiamo optato per andare da Imperiale. Certo. Abbiamo fatto una riunione con loro, ci siamo trovati subito bene, hanno proposto Vito da fare in coppia con Chicco, e come potevamo dir di no? Bene. Certo. Da Silverstone le nostre telecamere di All Race TV si sono spostate in terra romagnola, in quella di Misano, al Marco Simoncelli, e qui Chicco si è stato autore di un weekend straordinario. Due vittorie, la prima in modalità notturna, tra l'altro. Raccontaci. Sì, infatti direi che è stato il miglior weekend della mia carriera fin adesso. E diciamo che abbiamo fatto delle bellissime prestazioni, davvero. La macchina è stata super competitiva per tutto il weekend. Correre di notte non è sicuramente facile, perché comunque, nonostante la pista sia abbastanza illuminata, non è mai facile ritrovare un po' i punti di staccata, i punti di accelerazione. Però nonostante questo comunque abbiamo preso dei punti molto importanti per la classifica, che ci hanno proiettato al primo posto, e comunque anche in gara 2 non è stato facile con il caldo. Però comunque la macchina era davvero in ottima forma, il team ha lavorato davvero bene e anche il mio compagno è stato sicuramente all'altezza. Ecco, stiamo vedendo adesso tra l'altro le immagini, che c'è stata anche una cornice, una coreografia straordinaria in quel di Misano, Omar. Ma innanzitutto perché c'era anche il Black Pain, quindi un contesto internazionale molto importante, sai, la gara notturna al sabato ha portato tantissimo pubblico, c'era anche una festa con la discoteca, quindi pubblico veramente d'altri tempi, come quando correvo io nel vecchio turismo. È sicuramente una gara molto affascinante, anche se ha sempre delle incognite, per un motivo, perché questa vettura non è una macchina con i fari per la visione notturna, come può essere le macchine preparate per la 24 ore di Spa. Quindi la pista è illuminata, però per quello che riguarda è molto difficile guidare by night. Posso solo immaginare. E infatti ti vorrei chiedere, da ex pilota, quanto è difficile correre in modalità by night? Ma allora, innanzitutto, se hai i punti di riferimento, come magari un avversario davanti o meno, è un po' più facile che essere da solo in solitaria. Esempio per Chicco, quando ha preso la macchina che poi ha rimontato, sicuramente lì magari qualche punto di riferimento in più l'aveva. Quando invece è stato davanti, secondo me ha avuto un po' più di difficoltà, perché la visibilità era veramente scarsa in un punto della pista. Però ho visto che comunque si è difeso molto bene, perché poi ha vinto la gara, e quindi vuol dire che ha più vista di me. Ecco, io chiederei, scusami, sì, Miri, sì, alla regia di andare verso la fine di questa loop dove c'è stata la premiazione e i momenti degli abbracci, che secondo me ne vale veramente la pena vederla. Eccovi qua, sul podio a festeggiare. Cosa hai provato in questo momento, Chicco? Beh, sicuramente tanta felicità, perché comunque non avevo mai vinto nell'assoluta, avevo vinto 2 anni prima nella Pro-Am, però insomma nell'assoluta non avevo mai vinto, quindi è un'emozione indescrivibile vincere per la prima volta nell'assoluta. Poi soprattutto con il pubblico che c'è stato, ancora meglio. Bene. Beh, allora abbiamo preparato questo servizio riepilogativo sul weekend romagnolo, che sicuramente piacerà a voi a casa e anche a te, Chicco. Può partire. Gara di casa, il fascino della sfida è notturna, il calore di amici tifosi, il profumo di Lamborghini nell'aria. E Chicco Galbiati ha risposto presente a Misano Adriatico con una straordinaria prestazione che gli ha consentito di salire per 2 volte sul gradino più alto del podio.
Il secondo round stagionale del Lamborghini Super Trofeo si è rivelato trionfale per il giovane pilota lombardo del team Imperiale Racing, il quale in coppia con Vito Postiglione ha dettato legge in entrambe le gare svoltesi lungo i 4.226 metri dell'autodromo intitolato Marco Simoncelli. Una grande dimostrazione di forza, determinazione e maturità per Galbiati, capace di mettere in mostra tutto il proprio talento grazie a prestazioni performanti e competitive nell'arco dell'intero fine settimana. L'esito dell'appuntamento sul tracciato romagnolo ha reso giustizia alla superiorità dell'equipaggio tricolore messa in mostra nell'arco del weekend, con i compagni di scuderia Bass e Pazieschi in entrambe le occasioni costretti a doversi accontentare della piazza d'onore nonostante la pole position. Che Galbiati fosse partito con il piede giusto lo si era intuito sin dalla giornata di venerdì, grazie al miglior tempo assoluto fatto registrare in ambedue le sessioni di prove libere. Nell'ambito di un confronto comunque serratissimo, l'equipaggio della Huracan Super Trofeo Evo numero 44 si è poi dovuto accontentare della seconda posizione sulla griglia di partenza, ma con l'obiettivo di volgere il risultato a proprio favore in gara. Le attese non sono rimaste deluse. Nella splendida cornice notturna dell'autodromo romagnolo, Postiglione ha affrontato la prima parte di gara 1 alle spalle di Bass, badando a non usurare eccessivamente gli pneumatici prima di cedere il volante della vettura a Galbiati. Il ventenne dello Young Driver Program è partito come una furia a caccia della vettura gemella affidata nel secondo stint a Pazieschi, riuscendo ad operare il sorpasso decisivo a circa un quarto d'ora dal termine. Da quel momento per lui è stata una cavalcata trionfale, portata avanti senza sbavature e conclusa sotto la bandiera a scacchi con un margine di quasi 10 secondi nei confronti degli avversari. Dopo la grande gioia per il primo successo colto nella categoria, Galbiati si è ripresentato l'indomani in pista con la medesima determinazione e l'obiettivo di concludere nel migliore dei modi il proprio weekend. Lo start ha visto il pilota lombardo costretto inizialmente a cedere la seconda piazza a Middleton, ma capace di riprendersi il mal tolto dopo pochi minuti di gara. Chicco ha poi tenuto un passo molto competitivo alle spalle di Spinelli fino alla conclusione del proprio stint, quando ha ceduto il volante del bolide di Sant'Agata Bolognese al compagno Postiglione. Quest'ultimo si è reso poi autore dell'attacco decisivo nella seconda parte di gara per salire al comando, regalando così al team Imperiale Racing una strepitosa affermazione. Beh, che weekend, Chicco, l'abbiamo vissuto grazie alle immagini anche di Live GP. Ecco, io vorrei solo dire che durante il fine settimana romagnolo, tanto kart anche per voi piloti Lamborghini hanno organizzato un evento, ce ne vuoi parlare? Sì, esatto, Lamborghini ha organizzato un evento per alcuni ospiti che hanno invitato appunto Misano. Abbiamo fatto una specie di garetta, insomma, sui kart, dove ci siamo divertiti molto. Eravamo insomma in coppia, ogni pilota era affiancato ad un ospite e insomma abbiamo vinto, tanto per cambiare. Esatto. E, però diciamo che è stato molto bello, perché comunque ci siamo dati un po' di botte noi piloti, ed è stato secondo me anche molto carino per quanto riguarda gli ospiti Lamborghini. Bene, noi andiamo un attimino in pubblicità, ragazzi, poi ancora tanto Lamborghini Super Trofeo, rimanete con noi. Signori, benvenuti a bordo, il viaggio può iniziare, mettetevi comodi. Nini Virta, velocità, sicurezza, affidabilità e tanta attenzione alle vostre merci in tutta Europa. Parco mezzi di ultima generazione a bassissimo impatto ambientale. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede con consegne in tempi rapidissimi. Dal 2007, magazzino gestito con sistema radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Nini Virta, la prima azienda in Italia a utilizzare camion con portata da 10 a 15 tonnellate con trazione 100% elettrica. Nini Virta, da oltre 30 anni tagliamo traguardi vincenti insieme a voi. www.ninivirta.it. Ancora tanta Lamborghini Super Trofeo in questo secondo blocco. Sì, ma prima di andare ad analizzare il round svolto la settimana scorsa a Zandvoort, Omar, ci vuoi spiegare che aria si respira in un weekend marchiato Lamborghini Super Trofeo Europe? Ma aria positiva, anche perché è un bellissimo campionato, si è all'interno sempre con il Black Paint, quindi
l'evento, chiamiamola la Champions League dell'automobilismo, sempre tanto pubblico, tanti appassionati, specialmente a Zandvoort. La prima volta che ci andavamo non sapevamo che c'era questo fascino degli olandesi che vengono fin dal venerdì con in mano la birra già alle 10 di mattina con la birra, anche se faceva 16 gradi. E quindi molto bello, tipo Nürburgring o Spa, ecco, rispetto a Misano che sai alla mattina alle 10 non c'era in giro tanta gente. Esatto. Ecco, è uno dei campionati in monomarca più competitivi al mondo, vero Chicco? Sì, assolutamente. Lamborghini Super Trofeo è un campionato davvero molto tosto dal punto di vista comunque della line-up di piloti che ci sono, come anche Vito Postiglione, che ha un'esperienza davvero lunga da qui fino, insomma, fino a casa nostra. E quindi poi sei anche nell'ambito del Black Pain e quindi anche la visibilità che c'è è molto importante. Bene, bene. Beh, in quel di Zandvoort le cose si sono messe bene sin dalle crono con una pole e una seconda posizione. Sì, assolutamente. È stato davvero anche qui un weekend bellissimo e quindi la macchina era davvero sempre nelle migliori condizioni. E quindi per questo ringrazio anche il team imperiale per il lavoro svolto. Ecco, gara 1 vi ha visto concludere in seconda posizione. Un po' di rammarico? Sì, diciamo sì, un po' di rammarico perché comunque siamo partiti in seconda posizione, abbiamo mantenuto la posizione fino al cambio pilota, fino a quando comunque il team ha deciso di cambiarmi all'inizio della finestra del pit lane, e quindi abbiamo perso un po' di tempo con le vetture più lente. Ci siamo ritrovati in terza posizione dietro alla vettura gemella numero 8 e abbiamo perso un po' di tempo perché comunque il team aveva detto di non prenderci troppi rischi nel sorpassare la vettura che avevamo davanti e quindi un po' sfumata la non vittoria. Non come Silverstone. Esatto, non come Silverstone. Esatto, Omar, quindi questa vittoria sfumata per poco. Ah, per mezzo secondo, quindi cioè, rimane l'amaro in bocca perché... c'è stato Vito che ha fatto anche lui un grande stint straordinario sul russo che era il nostro rivale di Bonaldi. Peccato perché se fosse passato prima è stato bloccato un pochettino dal traffico, magari riuscivamo a dire nostra, ma va bene così. Anche un'escursione, vediamo. Eh sì, guarda. Lo ha sorpassato anche perché poi gli ha messo una pressione tale che poi il ragazzo ha sbagliato quello della numero 8. Ecco, invece in race 2 solamente una sesta posizione, Chicco. Come mai? Ci vuoi dire il motivo? Sì, beh, allora, abbiamo fatto un primo stint di gara, davvero molto performante. Vito era in prima posizione, solamente che con il cambio della temperatura è venuto a piovere. Abbiamo scelto di montare le rain, nonostante comunque la pista fosse bagnata solamente per metà, quindi metà bagnata e metà asciutta. Abbiamo deciso comunque di non rischiare, essendo in prima posizione di campionato, e quindi l'abbiamo un po' sbagliato perché comunque dopo 5-6 minuti la pista è andato pian pianino ad asciugare, quindi abbiamo fatto davvero molta fatica anche a tenere la macchina in pista. Però a parte questo, comunque non ci siamo presi molti rischi e veniamo qui, vediamo alla quanta prossima. Acqua è venuta. Sì, esatto, esatto. Quindi al momento pensavamo di fare la scelta giusta, poi con i secondi ma ovviamente non lo è stato. Però a parte questo, comunque torniamo a casa da Zandvoort ancora in prima posizione. Ed è questo l'importante. Infatti, Omar, cioè, come appena detto Chicco, andate via dall'Olanda in testa al campionato. Sì, abbiamo fatto il giro di boa, siamo a metà del campionato, siamo soddisfatti, però sai, qualche punticino perso qua e là, magari poi alla fine della stagione viene buono. Speriamo di no, però adesso abbiamo subito già una tappa importantissima che è quella di Spa settimana prossima. E quindi vediamo di dimenticare le gare passate e guardare che siamo primi in classifica, dobbiamo rimanerci. Esatto, prossimo appuntamento Spa, molto importante, una pista straordinaria. Chicco, come ti stai preparando all'evento? Mi sto preparando come sempre in palestra, poi sto andando anche con mio papà un po' in bici, così quindi mi sto riabituando un po' al caldo. Omar, quindi... va forte anche in bici? Eh sì, purtroppo in salita anche lì va via, dici. Sarà il peso. Sì, c'è da prepararsi anche al caldo perché prima, oltretutto, facendo le chiacchiere, Chicco mi aveva detto che
con la tuta, ovviamente, in macchina, sei arrivato ad avere quanti gradi? 65 gradi. Una sauna? Esatto. Una sauna, sì, che dura per quasi un'ora. Eh sì, infatti per questo ringrazio anche il mio personal trainer Gilberto, perché che salutiamo, comunque mi ha preparato davvero al meglio in tutte le condizioni possibili. Bene, bene. Ragazzi, è stato veramente un piacere avervi come ospiti. Abbiamo parlato tanto e a lungo di Lamborghini Super Trofeo e l'abbiamo fatto in grande stile, perché oggi abbiamo con noi il capo classifica. Non dico niente perché può essere scaramantico, però tanta fortuna in quel di Spa, ti auguro. Sicuramente, okay? Grazie mille. Omar, che dire di questo giovane rampollo che ormai tanto più giovane e inesperto non è, ormai possiamo definirlo un punto di riferimento per la Lamborghini. Beh, quest'anno è la terza stagione con la Lamborghini, considerando lui che poco niente di kart, di Formula 1 una stagione, sta facendo molto bene, è lì con i top driver, se la può giocare secondo me in tutte le carte. Ovviamente poi sai, la pista dirà il suo, certo, perché comunque il motorsport, finché non tagli il traguardo con la bandiera a scacchi, non hai mai vinto niente, io ne so qualcosa per qualche stagione fa. E allora io posso dire che il lavoro lui che sta facendo è molto importante, il team c'è, speriamo di coronare la prossima volta che ci vediamo, di raccontare che Spa, o di avere qualche trofeo in più qui su questo banco. Va bene, va bene. Noi ringraziamo Chicco Galbiati. Grazie mille Ricky, grazie Miriana, grazie a tutti. Che per seguirlo potete andare sul sito chiccogalbiati.com, dove ci sono tutte le news riguardanti il pilota lombardo, e ringraziamo tanto anche Omar Galbiati. Grazie Ricky, grazie Miriana, buonasera a tutti.